Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono Eli e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare, assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Per il caso di oggi ci troviamo in Inghilterra, più precisamente nella regione di Surrey, in una piccola città di 12.000 abitanti chiamata Hersham. Grazie alla sua vicinanza con Londra, Hersham è spesso scelta come location di diversi film e serie TV. Non solo perché è una bella cittadina, ma anche per il fatto che ovviamente costa meno la produzione rispetto a Londra. Sono stati girati in questa città diversi film e serie TV, forse il film più conosciuto è La Mummia. In questa città nel 2000 viveva la famiglia Payne, composta da Sara e Michael, i genitori, e i loro tre figli, Charlotte di 5 anni, Lee di 11 e Sara di 8 anni. Per evitare confusioni, dato che sia madre che figlia si chiamavano Sara, la madre continuerà a chiamarla come la madre di Sara. Sara era nata il 13 ottobre del 1991. Era una bambina sveglia e solare e soprattutto estremamente legata ai suoi fratelli. Il nostro caso inizia nell'estate del 2000, più precisamente a luglio, ovviamente come tutti i bambini, insomma, che andavano a scuola in Inghilterra. In quel periodo c'erano le vacanze estive e dato che i Payne, i genitori, ancora a luglio lavoravano, solitamente in realtà come ogni anno, mandavano i figli a casa del nonno paterno, che si chiamava Terence, che viveva a Little Hampton, che si trova circa un'oretta di macchina da dove abitavano i Payne. Solitamente i bambini rimanevano lì, insomma, tutta la giornata col nonno e venivano poi raggiunti dai genitori quando finivano anche loro di lavorare e poi andavano tutti insieme in vacanza. Per i bambini andare a casa del nonno era una vera e propria vacanza, nel senso che giocavano, andavano molto d'accordo col nonno. In più, proprio davanti casa di questo signore c'era un parco, una sorta di parchetto dove i tre bambini andavano spessissimo a giocare. Il pomeriggio del 1° luglio era una giornata fratante per loro. Avevano pranzato insieme al nonno, dopodiché si erano messi a giocare appunto in questo parco che c'era proprio davanti a casa del nonno. Terence non era proprio con loro, però li teneva d'occhio, insomma, era nel giardino seduto che li guardava, insomma, giocare. In queste situazioni ovviamente la responsabilità era di Terence, nel senso che era l'adulto che si occupava dei ragazzini, però comunque c'era il fratellino più grande che aveva 11 anni e che aveva un po' l'impegno da parte sia personale, insomma, che da parte dei genitori del nonno di tenere un po' d'occhio le sorelline. Infatti lì, quando vide sua sorella Sara allontanarsi un pochino in una zona che era ancora nel raggio visivo del nonno, però era un po' più lontano, le andò dietro per tenerla d'occhio e vedere cosa stesse facendo. Quella zona era più vicina alla strada che faceva il giro praticamente di questo parco e che poi passava davanti anche a casa di Terence. Quello che sto per raccontarvi accadde proprio in una frazione di secondo, in una frazione di secondo in cui Lee era girato dando le spalle a Sara e mentre il nonno stava guardando da un'altra parte. Fatto sta che tutto quello che sentì a questo punto Lee mentre era girato fu il rumore di un'auto che partiva ad alta velocità. Si girò subito per cercare di capire da che parte stesse arrivando la macchina e vide un van allontanarsi, praticamente andando dalla parte opposta rispetto alla casa del nonno. Neanche il tempo di realizzare che questo veicolo che si stava allontanando fosse un van bianco che lì si rese conto che sua sorella non c'era più da nessuna parte. Si mise chiaramente a urlare, a chiamare il nonno, e anche il nonno si rese immediatamente conto di quello che stava succedendo, quindi entrò in casa per chiamare la polizia. Chiaramente a questo punto scatta il panico. Nell'attesa dell'arrivo dell'autorità, i bambini stanno urlando, il nonno è in agitazione, attirano l'attenzione dei vicini, insomma delle altre persone che vivono nell'area. Alcuni di loro si mettono a guidare in un'auto nella direzione di questo van, nella speranza di tenerlo d'occhio, di riuscire a seguirlo. Le autorità si mobilitarono immediatamente, iniziarono da subito a cercare Sara nell'area o un van. Lì il fratello più grande di Sara raccontò
racconta subito alla polizia di aver visto questo van bianco e disse anche di aver visto un po' di sfuggita, di profilo, l'uomo che guidava questo van. Lo descrive in realtà come un uomo con i denti gialli, purtroppo non era riuscito a vedere esattamente che aspetto avesse. Anche i genitori di Sara ovviamente vengono avvisati, arrivano anche loro a Littlehampton e loro insieme a molti volontari e ad alcuni poliziotti si mettono a cercare Sara per tutta la notte, purtroppo senza successo. Il giorno dopo finalmente la polizia decide di annunciare pubblicamente la scomparsa di Sara, iniziano a girare le sue immagini su vari notiziari, iniziano a distribuire volantini in modo da far vedere a più persone che aspetto avesse Sara. E c'è da dire che la notizia fece davvero in pochissimo tempo il giro dell'Inghilterra, parliamo di un caso davvero molto mediatico, il che in questi casi è un bene sicuramente, perché ci sono così tante persone che possono dare una mano, possono segnalare alla polizia di aver visto Sara o di aver visto il van che si sta cercando. Dall'altro sicuramente può creare alcuni problemi, ne abbiamo già parlato in diversi casi. Molto spesso quando viene rapita una persona, non deve essere per forza un bambino, l'aggressore non cerca ovviamente di finire sotto i riflettori, quindi è già capitato in passato che quando un caso si fa così virale i rapitori scelgano poi di sbarazzarsi della persona rapita. Per sbarazzarsi ovviamente intendo ucciderla, però sicuramente soprattutto all'inizio e in particolare in questo caso, non avendo tante informazioni, era davvero l'unica cosa che potevano fare. Un sacco di persone si offrirono volontarie per aiutare nelle ricerche, arrivavano davvero da tutta l'Inghilterra, parliamo di decine di migliaia di volontari e di altrettanti poliziotti. I genitori già il giorno seguente la scomparsa, ma anche in diversi giorni successivi, andarono in varie trasmissioni televisive o fecero delle interviste, dei collegamenti insomma con alcuni telegiornali per di nuovo portare all'attenzione pubblica il caso, cercare di aiutare come potevano, l'unico modo in cui potevano aiutare. E così purtroppo passarono i giorni, sicuramente con tantissimo impegno da parte di chiunque, polizia, famiglia di Sara, persone, volontari, pubblico, eccetera, tutti impegni che purtroppo non porteranno a niente per i primi giorni. Il 10 luglio una persona contattò la polizia per dire di aver ricordato un particolare proprio del giorno in cui era scomparsa Sara, più precisamente quella sera. Questa persona si era fermata in un'area di sosta attrezzata di un'autostrada e aveva visto una bambina che gli ricordava particolarmente Sara. Purtroppo il negozietto che c'era stile autogrill non aveva delle videocamere di sorveglianza fuori, quindi non riuscirono, cioè indagarono in realtà su questa pista, ma non riuscirono a capire se si potesse trattare effettivamente di Sara o magari era semplicemente un'altra bambina di 8 anni che più o meno la ricordava. In realtà, come spesso accade in questi casi, quando le segnalazioni arrivano a distanza di giorni, cioè una settimana dopo, una persona dice sì, quel giorno X avevo visto una bambina, molto spesso si tratta di ricordi fittizi, magari cose che hanno visto diversi giorni prima la scomparsa, che in qualche modo il nostro cervello ci fa ricordare come quel giorno. Questa purtroppo sarà l'unica segnalazione effettiva che verrà fatta in questo caso. Passano ancora dei giorni, la polizia inizia a perdere le speranze, come sapete la maggior parte dei casi di scomparsa, se non si concludono nell'arco di 24 ore, un paio di giorni, è sempre più improbabile trovare le persone o trovarle vive. Infatti la polizia fu molto schietta con la famiglia, cosa che tra l'altro poi ha generato un po' di polemiche. In ogni caso hanno detto ai genitori di Sara di prepararsi davvero al peggio e infatti purtroppo le loro preoccupazioni verranno confermate il 17 luglio. Alcuni volontari che si stavano occupando proprio della ricerca di Sara stavano perlustrando una zona che si trovava praticamente di fianco a una strada che non era particolarmente trafficata. Alcuni metri sulla destra di quella strada c'era una zona un po' tipo boschetto dove c'erano un sacco di foglie, sterpaglie e stavano spostando proprio questa vegetazione per cercare di vedere se sotto c'era qualcosa, qualche indizio. Uno di questi volontari spostò delle foglie e sotto di queste vide una manina. Ovviamente
non toccarono niente e contattarono subito la polizia, che arrivò lì pochi minuti dopo. Questa zona si trovava a circa 24 km dalla casa del nonno di Sara, dove era stata vista per l'ultima volta. Tutti erano certi al 100% che si trattasse di Sara, però ovviamente dovettero aspettare il risultato dell'analisi, che arrivarono in realtà già solo il giorno dopo e confermarono proprio che quel corpo che avevano trovato era Sara. La causa del decesso doveva essere stata una combinazione tra strangolamento e soffocamento. In più, purtroppo, c'erano anche degli evidenti segni che ci fossero stati anche degli abusi sessuali. La famiglia di Sara, ovviamente, come potete immaginare, fu devastata dalla notizia e per un periodo si ritirarono, diciamo, dall'occhio pubblico, non rilasciarono interviste per un bel po' di tempo, comprensibilmente anche. Poi ne parleremo alla fine del video, però questa famiglia, soprattutto la mamma di Sara, farà davvero tanto per la società. Col fatto che avevano trovato segni di abusi, a questo punto la risposta sembrava davvero chiara: si doveva trattare per forza di cose dell'azione di un pedofilo, qualcuno che magari era passato di lì, aveva visto questi bambini giocare da soli o comunque in una zona un po' lontana dalla prima persona e aveva deciso di agire così d'impulso. Iniziarono quindi ad analizzare ogni singolo nome nel registro, sapete, il classico registro dove vengono catalogati, archiviati tutti i dati delle persone che hanno commesso un qualche tipo di crimine sessuale, di reato sessuale, e parlarono con ognuno di loro. Purtroppo dalle prime analisi, dai primi interrogatori, non venne fuori in realtà niente di sospetto in nessuno di loro o niente che potesse permettere alla polizia di avviare un'indagine più approfondita. Tra queste persone viene sentito anche un uomo con il quale la polizia parla abbastanza brevemente, ma nessuno di loro fece il collegamento con il caso di Sara fino a diversi giorni dopo, quando un poliziotto che era fermo in una zona di una strada a fermare macchine un po' random per un controllo, insomma, di routine, ferma questo van bianco, prende i documenti di questa persona, va a fare il classico, insomma, controllo dei documenti, e gli viene fuori, una volta che inserisce l'ID di questa persona nel computer, che la persona alla guida di quest'auto è una persona che è già stata arrestata in passato per una cosa estremamente simile a quello che era accaduto a Sara. Ovviamente c'erano troppe coincidenze, si trovava in una zona relativamente vicina a dove era scomparsa Sara, guidava un van bianco che a quel punto era l'unico indizio che avevano nel caso, perché era l'unica cosa che lì era riuscito a vedere chiaramente. In più, questa persona aveva commesso un altro crimine molto simile, spaventosamente simile. Era davvero strano che si trattassero di così tante coincidenze tutte insieme, quindi questo poliziotto prese la giusta decisione di portarlo in centrale per interrogarlo. Si trattava di Roy Whiting, che al tempo dell'arresto aveva 41 anni. Era nato il 26 gennaio del 1959 a Horsham. Tra l'altro, pensavo di aver letto male, scritto male, eccetera, ma sono proprio due città diverse: Horsham, dove viveva Sara, Horsham, dove era nato questo signore qui. Anche se i nomi sono molto simili, sono due città diverse e neanche troppo vicine. Roy era nato in una grande famiglia composta da George e Pamela, i genitori, e altri 5 figli. In tutto avevano 6 figli. La famiglia Whiting dovette affrontare diverse tragedie, soprattutto nei primi anni di vita di Roy, perché di questi 6 figli che avevano, 3 morirono da piccolissimi. Non ho trovato maggiori informazioni su questa cosa, non so le cause, non so se magari c'era un qualche tipo di malattia magari nella famiglia, non ho trovato informazioni più specifiche. Fatto sta che quello che è certo è che Roy già da piccolissimo dovette affrontare diverse tragedie e ebbe sicuramente un'infanzia più dura della maggior parte di noi. Roy cresce e si dimostra in realtà fin da piccolo un ragazzino un po' difficile, un po' problematico, soprattutto dal punto di vista caratteriale. Diciamo che l'apice del peggioramento nel suo comportamento arriva a 14 anni, quando i suoi genitori decidono di divorziare. E a questo punto che Roy decide di voler lasciare il liceo senza completare il diploma, cosa che fece magari da un punto di vista per fare un po' ribelle, tra virgolette, però c'è da tener conto che comunque non era mai stato un grande studente e
avrebbe fatto comunque molta difficoltà ad arrivare al diploma. Roy trovò da subito un lavoro come meccanico in un negozio locale e inizia a lavorare lì per gli anni a venire. Nel 1984 conosce una ragazza di nome Linda Broker, inizieranno una relazione e dopo 2 anni si sposeranno. Un anno e mezzo circa dopo il matrimonio Linda rimane incinta, però le cose tra i due peggiorano, probabilmente Linda scoprì che Roy aveva una relazione, adesso vi spiego il perché. Fatto sta che Linda e Roy si lasciano prima che questo bambino nasca e di fatto con questo bambino Roy non avrà mai nessun tipo di rapporto. Vi dicevo che probabilmente Roy aveva un'altra relazione perché, cioè senza probabilmente, perché pochi mesi dopo il divorzio con Linda, un'altra donna di cui non si sa niente, non si sa il nome eccetera, partorì una bambina sempre figlia di Roy. Anche con questa donna misteriosa tra virgolette, perché non sappiamo niente di lei, il rapporto con Roy non andò da nessuna parte perché si lasciarono e, cioè anzi in realtà non iniziarono mai nessun tipo di relazione seria e infatti Roy non avrà nessun tipo di legame da padre e figlio, insomma, con questa bambina che nascerà. Per quello che succederà dopo direi meno male che questa persona non ha mai avuto nessun modo di passare del tempo con i suoi 2 figli. Questo perché da qua in poi Roy inizia a sviluppare un interesse malsano, un interesse di tipo sessuale nei confronti di minorenni, anzi in realtà non solo minorenni ma proprio bambine. Facciamo un salto temporale di alcuni anni fino al 1995. A questo punto Roy vive da solo in un appartamento in una cittadina chiamata Langley Green. Le sue pulsioni sessuali sono rimaste solo, tra virgolette, delle fantasie fino a questo punto. Non è ben visto per niente dalla comunità, in particolare dai suoi vicini, perché ha dei comportamenti un po' strani. I vicini lo vedono spesso a bordo del suo van, fermo, parcheggiato davanti a parchi giochi, davanti a giardini, davanti a scuole, intento semplicemente a fissare vari bambini. Come potete immaginare, non è un comportamento normale, nel senso che queste persone iniziano a notare che si comporta così, iniziano a captare, ovviamente senza aver nessun tipo di prova, però iniziano a sospettare che magari questa persona possa avere un qualche tipo di interesse in quel senso nei bambini, quindi viene trattato un po' da reietto, nel senso che viene isolato dalla comunità, non viene invitato a eventi, a cene, quando le persone magari fanno qualche tipo di festa. Così fino al marzo del 95, quando una bambina di 8 anni, proprio di Langley Green, scompare. Scompare anche lei mentre si trova in un giardino. In pochissimi secondi un uomo la prende, la butta nel suo van bianco e scappa. Questa bambina verrà poi liberata dal suo aggressore, verrà liberata in una città vicino a Langley Green, dove verrà trovata da alcuni passanti che contatteranno la polizia. Purtroppo la bambina non si ricordava molto del suo aggressore, poi ovviamente come potete immaginare era traumatizzata, quindi non riuscì a dare un nome a questa persona o a dire alla polizia con esattezza di chi si trattasse. Fino a quando alcune settimane dopo un uomo decide di contattare la polizia dicendo di aver visto al notiziario la notizia di questa bambina che era stata rapita eccetera e che stavano cercando un uomo che corrispondeva sia per descrizione fisica che per veicolo che guidava al suo vicino di casa, che era proprio Roy Whitening. La polizia si reca da lui, lo interrogano e sarà lo stesso Roy in realtà a confessare quasi subito di essere proprio lui il responsabile di quello che era accaduto alla bambina. Al processo lo dichiararono colpevole e lo condanneranno a 4 anni di prigione. 4 anni che a quasi tutti sembrarono una condanna estremamente bassa per quello che aveva fatto, cosa che è ancora peggiore se ci fermiamo un attimo a riflettere sulla situazione per 2 motivi. In primo luogo, lo psichiatra che lo seguì nel corso di questi anni di prigione che scontò aveva scritto nella cartella clinica, insomma, di questo Roy che era convinto, insomma, aveva notato tutti i segni in Roy che potevano rendere molto probabile il fatto che una volta uscito commettesse di nuovo una cosa del genere. La seconda cosa che aggrava il tutto e che in realtà per buona condotta lui di fatto scontò solo 2 anni e 5 mesi in prigione prima di uscire. Esce di prigione quindi nel 1997 e fu uno dei primissimi a essere registrato nel registro di quello che vi dicevo prima, dove si archiviano tutti i dati anagrafici delle persone che hanno commesso dei reati sessuali. Viene in realtà di nuovo arrestato per 5 mesi, alcuni mesi dopo la sua uscita di prigione, perché come
come patto, tra virgolette, per poter uscire prima, doveva partecipare a delle sedute, insomma, di riabilitazione e non si era presentato a queste sedute, quindi verrà di nuovo arrestato e incarcerato per 5 mesi. Dopo aver scontato questi 5 mesi, si trasferisce proprio a Littlehampton, dove abitava il nonno di Sarah, Terence. La scelta di questa città, di Littlehampton, non fu per niente una scelta casuale. Questo perché Littlehampton era famosa un po' nella zona e comunque conosciuta da tutti come una città prettamente familiare, nel senso dove abitavano al 90% famiglie e il restante 10% anziani in pensione o anziani che erano i nonni, insomma, delle famiglie, erano le prime persone che si erano trasferite qua e che avevano fatto una famiglia. Praticamente dal 98 in poi tenta di volare basso, tra virgolette, nel senso di tenersi per il più possibile fuori dai riflettori, fino al 2000, quando viene interrogato appunto in merito al caso di Sarah. Gli chiedono ovviamente dove si trovasse il giorno della scomparsa di Sarah. Disse che quel giorno, verso le 17 circa, era andato a una fiera che si era tenuta in una cittadina chiamata Hove e che era rimasto in quella fiera fino alle 21:30 circa di sera, quando era arrivato di nuovo a Littlehampton. Secondo quanto aveva detto, quindi non poteva trovarsi a Littlehampton nel momento in cui avvenne il rapimento. Ora, il problema è che a questa fiera disse di essere andato da solo e che di fatto non c'era nessuno che potesse confermarlo, perché non aveva incontrato nessuno che conosceva lì. Fatto sta che, per quanto non verificabile, questo alibi poteva essere un alibi e non dava spazio alla polizia di indagare oltre. Non c'era davvero niente che lo collegasse a Sarah, se non il fatto che era un pedofilo, una persona che era stata già arrestata in precedenza e che abitava nella stessa città. Quindi lo tennero in custodia per 2 giorni, 2 giorni in cui tentarono davvero in ogni modo di trovare qualcosa di più per poterlo arrestare o poterlo tenere in fermo ancora qualche giorno, ma chiaramente la legge è legge, quindi passati i 2 giorni dovettero rilasciarlo, però si tennero in custodia il van, il veicolo insomma su cui l'avevano fermato. Da qui Roy non tornò in realtà nel suo appartamento a Littlehampton, ma andò in una città che si chiama Crawley, dove viveva suo padre. Quindi in realtà per i giorni successivi a questo fermo che la polizia fece, visse a casa del padre e non da solo lì. Il 20 luglio, 3 giorni dopo quindi il ritrovamento del corpo di Sarah, fecero un altro ritrovamento correlato al caso. Trovarono una scarpa di bambina che si rivelerà poi essere, in seguito a un test del DNA e un riconoscimento dei genitori di Sarah, essere proprio una delle scarpe di Sarah. Per quanto può sembrare un ritrovamento un po' sterile, un po' inutile, in realtà sarà essenziale per le indagini, perché questa scarpa era stata trovata in una stradina vicino a una città che si chiamava Colham, che era una zona abbastanza lontana da dove era stato trovato il corpo, ma vicinissima a una zona che era già spuntata fuori a un certo punto nelle indagini. Come vi ho detto, rilasciarono Roy, ma tennero in fermo il suo van. In uno di questi cassetti del van trovarono uno scontrino di un negozio che si trovava proprio a Colham, e questo scontrino era datato pochissime ore dopo il rapimento. Ovviamente uno scontrino di per sé non può essere collegato a Sarah, al rapimento, però andava a provare che l'alibi che aveva dato Roy all'inizio alla polizia era falso, perché si trovava molto distante da quella fiera a cui aveva detto di essere andato. Quindi vanno per arrestare Roy. Roy scappa, ruba un'auto e inizia un inseguimento che durerà diverse ore, un inseguimento durante il quale, tra l'altro, Roy guidò in maniera, cioè, tipo in mezzo alle cittadine a 113 km orari, mettendo chiaramente a rischio non solo se stesso, che vabbè, ma un sacco di altre persone. Non so come sia possibile, ma da questo inseguimento fortunatamente nessuno si fece male, non investì nessuno, non colpì nessuno. Fatto sta che il termine di questo inseguimento avvenne quando Roy praticamente colpì con la macchina un'altra macchina che era parcheggiata. Fatto sta che riescono ad arrestarlo, solo che si dichiara non colpevole. Il
il 14 novembre inizia il processo, a un punto in cui la polizia, man mano dopo l'arresto, aveva iniziato a recuperare tutta una serie di indizi e di testimoni anche che verranno sentiti ovviamente a questo processo. Innanzitutto diverse persone testimoniarono contro Roy, parlando in generale del suo comportamento, di come, come vi dicevo, lo vedevano spesso in zone tipo giardini, davanti a scuole, eccetera. Il fratello di Sara lì testimoniò dicendo che poteva effettivamente trattarsi dell'uomo che aveva visto alla guida del van, solo che quando gli fecero fare l'identificazione, sapete, quella dove mettono tante persone con un numero e il testimone deve indicare quale persona ha visto, questo ragazzino purtroppo non fu in grado di identificarlo, disse di non essere in grado di dire chi fosse la persona alla guida del van. Le prove più schiaccianti nei confronti di Roy furono il fatto che all'interno del van vennero ritrovate delle fibre che praticamente facevano parte delle scarpe di Sara che erano state trovate. In più, su una maglia di Roy trovarono un capello che con delle analisi del DNA riuscirono praticamente a trovare una probabilità del 99% che fosse un capello di Sara. Ci eravamo già trovati con una situazione simile, non furono in grado di dire ok, questo è al 100% il capello di Sara, però è come se ci fosse una possibilità su un milione che non fosse un capello di Sara, una roba del genere. In più, due persone, due motociclisti, testimoniarono sempre al processo, diranno di essere passati da quella strada dove poi di fianco verrà trovato il corpo di Sara e di aver visto un van fermo al lato della strada, proprio vicino a dove poi verrà appunto ritrovato il corpo. Fu un processo estremamente, non solo seguito dall'opinione pubblica, ma estremamente preparato, tra virgolette. Vennero sentiti 20 esperti forensi per questo processo, che da quanto letto è uno dei numeri più alti mai registrati in Inghilterra in un qualsiasi processo. Ho letto che c'è stato un costo tra indagini e professionisti eccetera di quasi 3 milioni di dollari per questo processo, per questo caso. Il tutto arrivò a una fine insomma parziale il 12 dicembre del 2001, quando dopo 4 settimane di processo Roy viene dichiarato colpevole. Il suo passato, quello che io in realtà vi ho già raccontato, il passato di Roy da pedofilo, da ex condannato per aver rapito e stuprato quella bambina, venne in realtà reso pubblico solo dopo il processo, dopo la sentenza. Questo ovviamente per evitare che queste informazioni in qualche modo condizionassero la giuria nella loro sentenza. E ovviamente con queste informazioni divenne anche pubblico il fatto che era stato condannato al tempo a soli 4 anni di prigione e che ne aveva scontati in realtà solo 2, perché era uscito appunto per buona condotta, e questa cosa in particolare creò uno scandalo enorme proprio in Inghilterra per la poca severità di pena che gli era stato dato per quel rapimento e quello stupro precedente. Roy viene condannato all'ergastolo e la prima sentenza in realtà dirà che dovrà scontare 50 anni prima di poter richiedere la libertà condizionale, cosa che in realtà cambierà perché nel giugno del 2004 lui farà ricorso, farà appello a questa sentenza chiedendo di poter abbassare di 10 anni la condanna minima per poter chiedere la libertà, e non so come sia possibile ma questo appello viene accettato, quindi gli danno solo 40 anni da dover scontare prima di poter richiedere la libertà. Quindi potrebbe uscire all'età di 82 anni, se ho fatto bene i conti. Chiaramente la famiglia di Sara rimase molto delusa da questa diminuzione di pena. La madre dirà che secondo lei l'ergastolo è l'ergastolo, cioè se si dà la condanna alla prigione a vita dovrebbe essere davvero a vita, non che si può scontare un minimo prima di richiedere la libertà se non è ergastolo. Qualche informazione su quello che è accaduto dopo, perché Roy non avrà per niente vita facile in prigione, c'era già capitato in altri casi, come penso già sappiate, non ve lo devo dire io, la vita del detenuto che è in carcere per varie situazioni che coinvolgono bambini non è per niente facile. Il 4 agosto del 2002 Roy è stato aggredito da un altro detenuto, lo ha praticamente sfregiato in faccia con un rasoio. Questo detenuto si chiama Ricky Tregaskis e si trovava anche lui in prigione con l'ergastolo per aver ucciso un uomo disabile, e gli hanno dato in realtà 6 anni in aggiunta
per questa aggressione. Nel luglio del 2011 è stato di nuovo aggredito da un detenuto, questa volta lo hanno ferito all'occhio con un coltello. Per qualche motivo non so bene i dettagli, ma non ha denunciato questa cosa, non ha denunciato nessuno per l'aggressione, quindi di fatto non c'è stata una persona che ha avuto delle conseguenze legali per quello. L'ultima aggressione risale al novembre del 2018, quando è stato aggredito da due detenuti insieme. Ha riportato da questa aggressione diverse ferite gravi, però nessuna di queste che ha messo a repentaglio la sua vita, quindi è stato curato e poi riportato in carcere. Attualmente ha 64 anni e si trova ancora in prigione, ovviamente. Per quanto riguarda Michael, il padre di Sara, anche per lui purtroppo la vita non è stata niente di positivo. Dopo quanto era successo a sua figlia, è caduto in un grave stato di depressione, ovviamente comprensibile. Si è buttato un po' su alcol, droghe varie. Conseguentemente a questa dipendenza, nel 2003 lui e Sara, la madre di Sara, si sono separati. Da qua in poi per lui è stato sempre peggio. Nel 2011 è stato arrestato perché ha aggredito con un coltello suo fratello mentre si trovava, insomma, sotto l'effetto dell'alcol. Si è fatto 16 mesi di prigione per questa cosa. Una volta uscito, pochissimo tempo dopo, il 30 ottobre dopo praticamente l'uscita di prigione, l'hanno trovato morto in casa sua. Non ho trovato la causa del decesso effettiva, ma c'è scritto tipo per malattie conseguenti all'abuso prolungato di alcol. Per quanto riguarda Sara, la madre di Sara, ha fatto molto, come vi dicevo, per la società. Non si è mai data per vinta e nonostante tutto quello, insomma, la roba atroce che deve aver affrontato per quello che è accaduto a sua figlia, si è data davvero molto da fare nel sociale. Ha preso parte a diverse campagne che hanno portato poi alla promozione di una legge che prende tra l'altro il nome di Sara, si chiama proprio legge Sara. Criticava praticamente questa cosa che al tempo il registro di persone che hanno commesso dei reati sessuali non era pubblico, nel senso che poteva visionarlo solo la polizia in merito a indagini per vari tipi di casi. L'obiettivo di questa campagna era rendere questo registro pubblico, totalmente pubblico. Non sono arrivati ad ottenere proprio quello, però grazie alla legge Sara adesso in Inghilterra si può visionare questo registro, lo possono visionare i genitori per controllare persone specifiche che si occupano dei propri figli, per esempio può essere una babysitter o un babysitter o dei parenti che si occupano, che tengono i propri figli magari durante l'estate o cose del genere. Nel 2004 ha scritto un libro proprio spiegando non solo tutto quello che ha passato, insomma quello che è accaduto a sua figlia, ma anche spiegando tutte le varie fasi di questa creazione della legge, di tutto quello che aveva fatto a livello sociale, burocratico, anche per arrivare a quell'obiettivo. Tra l'altro ha ottenuto anche una sorta di risarcimento da parte del governo inglese per il fatto che Roy aveva preso solo 4 anni, che in realtà poi è uscito prima e poi è successo quello, una ricompensa che secondo me è davvero ridicola di 11.000 sterline. E insomma anche lei stessa, Sara, ha fatto delle dichiarazioni dicendo che secondo lei era una cifra davvero irrisoria. L'ultima notizia che ho della madre di Sara è che nel 2009 ha avuto un infarto, è stata tipo clinicamente morta per alcuni minuti, nel senso che il cuore non le batteva più, però sono riusciti a salvarla ed è riuscita a riprendersi quasi totalmente. Questo è tutto ciò che ho trovato per il caso di oggi. Come al solito fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Si tratta di un caso molto denso, sono sicura che avrete molte cose da dirmi nei commenti. Grazie come al solito di essere arrivati fino a questo punto del video. Vi ricordo, se volete sostenermi, lasciate un mi piace, un commento, seguite il podcast, il video podcast che ho fatto con Andrew Files, si chiama Red Room. Trovate in descrizione in questo video tutti i link per arrivare, insomma, a vedere il video o sentire gli episodi del podcast. Per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con un prossimo video.